Buongiorno a tutte e tutti, sono Carlo Magnoli, sono il nuovo direttore di Audis, neo direttore e sono come background architetto, nonché amministratore delegato di una società di ingegneria che si occupa di progettazione e di rigenerazione urbana controllata da una grande utility privata. E, diciamo, queste mie esperienze mi hanno portato insieme ad Audis a diciamo, fare un punto della situazione anche personale sul tema del 110%. Che è un po' esplicitato dal titolo di questa comunicazione di oggi, cioè che fare? Sembra un male necessario? Punto di domanda. È una cosa buona? Certo, siamo tutti contenti del fatto che il paese possa ripartire, il PIS possa ripartire facendo ripartire l'industria delle costruzioni. Siamo tutti contenti di ridurre l'inquinamento e siamo tutti contenti di ridurre la nostra dipendenza da carburanti fossili. Quindi l'idea c'è, ma come migliorarla? Quali sono i difetti? Abbiamo visto rapidamente, dando un'occhiata a tutti i vari risultati degli osservatori che al momento sono aperti, che ci sono tre grossi temi, cioè la misura ha sì dei pregi che ho poc'anzi sottolineato, ma anche qualche difettuccio che andrebbe corretto. E i difettucci sono di ordine sociale, sembra essere abbastanza iniqua, mi hanno raccontato, cioè ha premiato la fascia di reddito più alta nelle zone del nord a scapito delle fasce di reddito meno agiate nelle zone del sud. Sembra essere poco ambientalmente sostenibile perché effettivamente premia il mero salto di due classi e non l'edificio meno inquinante in assoluto e sembra essere anche poco sostenibile dal punto di vista economico perché di fatto ha generato tutta una serie di criticità di cui discuteremo, non ultimo il fatto che genera un po' di debito pubblico, per cui sono stati studiati un po' andrebbero forse studiati dei correttivi dei meccanismi. E diciamo, riguardo questi temi, chiederei ai nostri ospiti di entrare un po' nel merito, portando la loro esperienza sul tema e il loro punto di vista. Partirei da Laura Cavatorta, a cui chiederei appunto un primo contributo alla discussione. Grazie. Ma devo dire che condivido il fatto che certamente il buon proposito non ha generato gli effetti così come ce li eravamo immaginati. Credo che le motivazioni siano di diversa natura e anche comprensibili, cioè al di là di quelle che possono essere delle condotte opache, poco trasparenti, che sicuramente sono esistite, però io tenderei a non generalizzare, tenderei, se no rischiamo di fare il solito discorso che accade in Italia, cioè per pochi che si comportano male, poi di fatto noi abbiamo degli effetti negativi, nel senso che magari buttiamo a mare un intero progetto, oppure abbiamo un effetto alone su tutta la filiera, diciamo, produttiva, e questo onestamente non mi sembra neanche una cosa corretta. Io credo che certamente si sarebbe forse dovuto pensare fin dall'inizio qual era l'obiettivo che si voleva ottenere, cioè ma qual era proprio l'obiettivo quantitativo, diciamo, che si voleva ottenere, quindi quante unità immobiliari, quanto risparmio energetico, e quindi decidere fin dal principio se l'ipotesi di lavorare direttamente sul privato anziché su delle aggregazioni comunali o comunque su delle attività coordinate a livello appunto delle amministrazioni pubbliche potesse essere una strada più facile e anche una strada più coordinata, perché in tutto questo non dimentichiamo che al di là delle singole unità abitative, dove sicuramente il tema della fascia di reddito più elevata come principale beneficiaria di questi interventi è vera, si ritrova nei numeri, è anche vero che dal punto di vista dei condomini, se ci fosse stato un modo diverso di affrontare, di cercare l'aggregazione, forse si sarebbero ottenuti dei risultati più significativi di quelli che abbiamo ottenuto. C'è anche da dire però che non ha certamente aiutato
la continua evoluzione del quadro burocratico, amministrativo, regolatorio di riferimento. Non so quanti decreti sono stati emanati in corso di questo periodo e tantissime realtà, non scordiamoci che comunque anche il condominio più semplice ha un tempo decisionale e un iter decisionale abbastanza complesso, quindi il cambio continuo di quello che era il framework di riferimento certamente non ha favorito la possibilità di andare spediti. E da un lato dico anche un'altra cosa, cioè noi da un lato abbiamo i grandi centri urbani che sono poi quelli dove abbiamo il grande consumo energetico e centri urbani dove abbiamo peraltro la dicotomia tra le periferie con una necessità di riqualificazione importante e i centri storici più portati a migliorare la loro condizione, ma anche con una quantità di vincoli di conformità urbanistica, di UNESCO, di tutto di più, che quindi anche lì rendono estremamente complicato arrivare ad una soluzione finale. Nello stesso tempo la maggior semplicità che potremmo avere in piccole cittadine o in comunità rurali, di fatto forse probabilmente non avrebbero portato in ogni caso il risultato significativo, quantitativamente parlando, che era auspicabile. Quindi io credo che ci sia forse un difetto proprio di pianificazione ab origine, che purtroppo si è andato poi anche ad incontrare con una congiuntura particolare che ha innescato tutta la questione anche economica legata al caro energia, ma il caro energia che ha portato una fornitura della produzione molto rallentata, l'incremento dei prezzi di tutti i materiali e quindi di fatto ha dato, diciamo, l'ultimo colpo di coda non secondario ma molto rilevante ad una situazione che, ripeto, già all'inizio aveva alcune criticità strutturali, quindi il coordinamento e l'organizzazione da un lato, sicuramente la pianificazione rispetto all'obiettivo da voler raggiungere e la congiuntura con anche alcune dinamiche speculative che è inutile che neghiamo, che hanno fatto sì che questa triangolazione sia diventata una triangolazione poi di inefficienza. Grazie a Laura Cavatorta per questo primo, diciamo, panorama sul tema. Chiederei al secondo discussant, a Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, anche a lui un primo parere sul tema a largo raggio. Grazie del coinvolgimento. Tra l'altro, appunto, trovo davvero molto utile questa discussione, anzi, meglio, diciamo, cioè, meglio che non ci sia Fraccaro, così possiamo parlare anche nella massima sincerità, perché poi, appunto, Fraccaro è un po' il padre del movimento, quindi non sentiamo in difficoltà a criticare un figlio. Allora, io penso ci sia un difetto fondamentale di questo provvedimento, ma del modo in cui si è intervenuti anche prima del superbonus nel nostro paese, su cui credo che sia importante che tutti noi, in qualche modo, interlocutori che ci occupiamo del tema, insomma, ci facciamo sentire su questo. Allora, la materia è troppo tecnica, è troppo complessa per affrontarla con provvedimenti parlamentari, perché fino ad oggi anche quando si introdusse il miglioramento dal 50 al 65% e poi il 75% e l'85%, si interveniva sempre per in legge di bilancio o provvedimenti parlamentari e il grande problema che avevamo tutti noi era di riuscire ad avere un interlocutore tecnico che potesse in qualche modo rispondere su questioni che non possono andare in una legge di bilancio, che sono tecniche di come si applica la norma e poi energetiche. Allora, noi credo che dobbiamo chiedere che, come negli altri paesi europei, ci sia un interlocutore che gestisca tutti questi passaggi, che non può essere Enea, perché Enea può fare una parte del mestiere, ci vuole appunto una struttura che può stare verso il MITE, può stare verso il MIMS, che mette assieme questi soggetti, che diventa il vero interlocutore, che scrive un regolamento
per gli interventi di efficientamento energetico e patrimonio edilizio, altrimenti non se ne esce. Perché sapete come funzionano i meccanismi parlamentari, gli emendamenti, le sintesi e i compromessi sugli emendamenti, e ogni volta entriamo in una sfera complicatissima da gestire. Credo che questo sia il problema a monte. Problema rilevante ora che in teoria stiamo parlando di un provvedimento con morte certa, perché nel 2024 non ci avrà più questa, diciamo, questa clamorosa quantità di appunto la copertura di tutte le spese, e già quindi cambia completamente lo scenario, perché questo lo dobbiamo ovviamente sapere, però siamo in Italia e quindi non è detto che, siccome nel 2023 si vota, poi morirà davvero il 110%. Appunto, siccome è un provvedimento che riscuote anche di grande successo politico, io sono partecipato a diverse interlocuzioni politiche in cui c'erano tutti praticamente a supportare il 110%, chi più chi meno ovviamente, però nessuno poi c'ha il coraggio oggi di dire noi vi daremo meno nella prossima legislatura, quando torniamo al governo noi, quando andiamo al governo noi. Per cui io non sono così convinto che poi, come dire, quanto il governo Draghi ha fissato come riduzione della quantità sarà lo scenario dei prossimi anni, perché la politica, come sapete, rispetto alle pressioni, poi lo vediamo questi giorni con i balneari, è abbastanza debole. Entriamo al merito. Io penso ci sono due questioni su cui una riflessione urge. La prima è, appunto, lo dico con due slogan, il troppo, perché appunto il 110% non c'è in nessun paese del mondo, non perché noi siamo più geniali degli altri, ma perché nessuno si può permettere di dare il 110% nella riqualificazione, se tu vuoi riqualificare milioni e milioni di alloggi e di edifici. Nessuno lo può fare ed è anche ingiusto, come diceva Carlo prima, perché non a tutti è giusto dare il 110%. Tra l'altro, paradosso nel paradosso, noi siamo gli unici al mondo che non si riprendono, almeno come Stato, l'efficienza prodotta. Perché poi, se io, quindi alcuni fanno anche degli interventi straordinari, arrivano ANZEB o arrivano a più, a quel punto tu ogni anno non solo gli hai pagato l'intervento, ma gli metti i soldi in tasca. Allora, se questa cosa è giusta in alcuni contesti, non lo è in altri, perché poi noi siamo un paese che oggi non ha i soldi per la riqualificazione energetica delle scuole. E siccome io penso che le priorità dei prossimi anni, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di Renovation Wave, gli obiettivi che sono stati aumentati la scorsa settimana di efficienza energetica con Repower EU, dobbiamo sapere che le priorità sono i condomini e l'edilizia pubblica, perché su villette, edilizia privata, insomma, tanto è stato fatto in questi anni ed è più semplice, con i condomini e l'edilizia pubblica. Dobbiamo avere idee molto chiare lì e dobbiamo sapere dove e come spendiamo i soldi. Per cui il primo punto è il troppo. Io mi auguro che nella prossima, insomma, quando ci sarà una riforma, si andrà in qualche modo a rivedere la quantità. E qui mi leggo all'altro tema, che è quello che l'obiettivo è ridurre i consumi di gas, eliminare i consumi di gas, ridurre le emissioni di gas. Tu devi aggiungere dei risultati. Noi abbiamo provato a fare una simulazione dell'impatto dei diversi provvedimenti, tra cui questo, uno studio che abbiamo fatto fare ad Elements, abbiamo pubblicato qualche giorno fa, che trovate sul sito di Lega Ambiente, ed è difficilissimo capire quant'è la riduzione in termini di consumi di gas del super bonus, dell'eco bonus, quant'è del conto. L'unico di cui si capisce un po' sono i certificati bianchi, ma che sono in picchiata, quelli sono appunto legati proprio alla quantità di riduzione, sono in picchiata, e poi c'è il conto termico per il pubblico. Perché noi siamo un paese che non ha un obiettivo. Cioè noi diamo incentivi, ma non li fissiamo rispetto all'obiettivo che dovrebbe essere primario, vista la crisi che stiamo vivendo, ridurre i consumi di gas. Poi ovviamente ti porti dietro le emissioni di gas sera, che è l'altro grande tema. Per cui tutto, io penso che appunto vada riscritto l'incentivo legandolo alla riduzione dei consumi di gas e alla riduzione appunto del fabbisogno e quindi della CO2. Lo devi rendere trasparente, come fanno gli altri paesi europei. In questo modo le quantità delle detrazioni sono legate all'obiettivo quantitativo che tu vai a produrre. Questo dovrebbe essere in qualche modo lo spirito, poi ovviamente ci sono delle questioni sociali. Guai, tu devi aiutare chi appunto non se lo può permettere, tu devi aiutare cantieri che altrimenti si fermano, e non devi fermare la cessione del credito. Allora, con molta chiarezza, tanto tra di noi lo sappiamo tutti, la vera svolta di questi provvedimenti è la cessione del credito.
perché se ci fosse stata anche con il 75% avrebbe messo in moto molti più cantieri. E quindi la cessione del credito sarà strategica. Io aggiungo che il nostro paese nei prossimi anni vuole continuare in questa direzione in un quadro, ahimè, non proprio roseo dell'economia, deve avere idee molto chiare sulla cessione del credito e riducendo la quantità, e invece deve intervenire sull'accesso al credito per la parte rimanente, perché l'accesso al credito oggi è un problema vero, e quindi noi ci battiamo da anni per un fondo di garanzia per, appunto, per questo tipo di interventi, che appunto costerebbe molto meno del, insomma, del super bonus, e che però è la vera svolta, perché a quel punto tu il cantiere lo fai lo stesso, con il, cioè, quindi è tutto pagato. Una parte è cessione del credito, una parte è prestito, però ad un tasso che ti permette appunto di stare sotto appunto il pagamento della rata. Per cui a quel punto tu puoi costruire dei pacchetti per i condomini che funzionano, e quindi per continuare, poi chiudo, aggiungo per chiudere che dobbiamo anche occuparci dell'edilizia pubblica, perché il numero di interventi che si sta facendo nel nostro paese è uno scandalo, è veramente vergognoso ed è incredibile che non ci sia un monitoraggio di quello che succede e dei problemi che si trovano. Io ogni volta che vedo che il fondo Kyoto è andato deserto divento matto, perché è una cosa che è incredibile, che appunto che i comuni non hanno, i comuni neanche sanno che ci sono certi strumenti. Quello noi abbiamo bisogno in qualche modo di rinnovare il modo in cui gestiamo questi strumenti, e il paradosso, che appunto su cui torno e chiudo, è che il conto termico per i comuni non è così generoso come il super bonus. Per cui il comune non ha neanche la possibilità, appunto, di, come dire, come un privato, come un condominio privato. E poi, appunto, prima girava questa battuta, e c'è stata una conversazione prima, c'è il paradosso che, siccome non c'è poi un controllo di quello che si fa, della qualità di questi interventi sul super bonus, c'è anche chi, appunto, propone, come in questi giorni, dei prestiti per cantieri del super bonus con un tempo di, con un tasso rispetto al prezzo di rientro del 10%, il che vuol dire che è talmente bravo che riesce a fare il cantiere in tempo, pagare l'impresa, riuscire appunto a garantire i tempi di tornare della cessione, in più c'è pure un guadagno tale che tu puoi dare il 10% del prezzo fino a 400. Vuol dire che uno continua a essere molto generoso, secondo, aggiungo, c'è anche chi non lavora bene e che dice al condominio: io ti faccio i lavori, tu non ti interessare di quello che succede lì dentro, faccio tutto io, te lo prendi chiavi in mano, che vuol dire che poi chissà che cosa, che materiali usa, chissà che, in che modo vanno portati avanti i cantieri. Per cui c'è anche una questione di qualità, che torna con le cose che dicevo. Grazie Edoardo Zanchini. Quindi, in estrema sintesi, dall'analisi di Laura Cavatorta, che giustamente, a mio modesto avviso, suggeriva di ragionare di quanto è successo in termini di legalità, ignorando, perlomeno, e non dimenticando, ma non concentrandosi sui temi legati all'illegalità, che sono un po' congeniti e che a volte sviano un po' il tema della discussione. Analizzando i termini della discussione di quanto è successo nell'assoluta legalità, il provvedimento sembra essere un provvedimento interessante, ma che ha bisogno di qualche revisione. Edoardo Zanchini ha proposto di creare un unico interlocutore, definendo degli obiettivi, no? In modo da poter uscire da questo gioco un po' complesso della eccessiva partecipazione pubblica al dibattito. E, a questo punto aggiungerei, se siete d'accordo, anche il parere di un nostro socio, di Federico Della Puppa, che è tra l'altro responsabile di uno degli osservatori di cui parlavo prima, che è anche patrocinato da Audis. Audis, come sapete, si è occupata del tema del 110%, come diceva il nostro presidente Tommaso, per cercare di creare dei volani utili a pensieri sistemici che intervenissero su ambiti importanti urbani e non sul singolo edificio. Non sempre con successo, purtroppo, ma si è interessata anche di poter ragionare su come coinvolgere operatori privati come fondi nelle operazioni, in modo che non tutto debba pesare sul debito pubblico. Quindi, cioè, ci sono possibilità e progetti da sviluppare. Federico, cosa ne pensi? Cosa pensi della situazione? Qual è il tuo parere? Grazie.
Secondo me c'è un tema del quale dobbiamo, cioè più temi dei quali dobbiamo imparare delle lezioni. E il primo è che una manovra economica non è una manovra ambientale. Questo nasce come una manovra economica fondamentalmente di sostegno al settore, ammantata un po' di ambientalismo, ma non, sono d'accordo con Zanchini ovviamente, cioè in assenza totale di un progetto, di un obiettivo generale, cioè concreto e definito, no? Dal punto di vista di raggiungimento di... Per cui non aver legato, ad esempio, questo è un passaggio che mi è molto piaciuto, non aver legato, no, la realizzazione di questi interventi a degli obiettivi di risparmio effettivo, no, cioè, crea, diciamo, un buco che in qualche modo bisognerebbe riuscire a colmare. L'altro aspetto è un aspetto invece sulle modalità attraverso le quali si fanno questi provvedimenti. Io anche di recente ho scritto un articolo dicendo che mi sembra veramente folle che il nostro paese faccia leggi senza dei veri studi di fattibilità sulle leggi. Cioè non se la legge è sostenibile dal punto di vista della Corte dei Conti, cioè rispetto ai conti dello Stato, ma quali sono gli effetti? No, quando si fa uno studio di fattibilità si studiano gli scenari che si hanno di fronte e rispetto a un qualsiasi intervento si va a vedere quali sono gli indotti creati direttamente, indirettamente, quali sono diciamo, gli effetti, no? E questo lo si fa ovviamente costruendo conoscenza, parlando con gli operatori, parlando con chi poi queste cose le utilizza. E peraltro voglio dire, da questo punto di vista, il problema, chiamiamolo problema super bonus, in realtà è un problema che, non, che forse sulla parte super bonus può anche aver limitato quelle, diciamo, quelle frodi alle quali si faceva riferimento anche prima, no? Perché in realtà se si va a vedere i numeri. Stiamo parlando di 132 milioni su 20, 27, 26 miliardi di investimenti, qui, cioè è poca roba. Significa che dal punto di vista burocratico la norma che inizialmente a tutti sembrava complicata, in realtà poi tutti hanno capito quali erano le regole del gioco e stando dentro queste regole di certificazioni, eccetera, alla fine... Il gioco funziona. Quindi da un lato si potrebbe anche dire, beh, tutto sommato, noi che siamo in generale l'Italia abbastanza, no, insofferente verso l'eccesso di burocrazia, in questo caso è una burocrazia che però certifica quello che tu hai fatto, quindi è una burocrazia che qualifica il tuo lavoro. E quindi da questo punto di vista si potrebbe anche intravedere un qualcosa di positivo. Il problema è che non si pensa che nel momento in cui si fa una si dà l'opportunità della cessione del credito e barra sconto in fattura, no, al super bonus, in realtà lo stai dando a tutti i bonus. E difatti qui il problema vero delle frodi, ma questo come piccola parentesi, nasce non tanto nel super bonus, anche se i titoli dei giornali si sono orientati su questo, ma sul bonus facciate. E sull'eco bonus del 65%, ma sul bonus facciate non c'era limite di spesa, non c'erano prescrizioni e prestazionali, e quindi, cioè, è chiaro che lì, nel momento in cui apri questa cosa, è vero che la questione, e questo l'abbiamo analizzato, verificato, anche poi, con l'interlocuzione sul mercato con gli operatori, è vero che la cessione del credito è stato veramente il meccanismo che ha smosso finalmente il mercato da questo punto di vista. Quindi una bella intuizione, da un certo, che però si è rivelata un'intuizione che è stata poco utilizzata nella cessione del credito, molto utilizzata nello sconto in fattura. Cioè l'elemento che tra l'altro inizialmente sembrava problematico, in realtà è stato quello più utilizzato, lo sconto in fattura, no? Soprattutto dai condomini. Quindi qua abbiamo già degli elementi, perché ormai abbiamo un anno e mezzo di analisi, di osservazioni e nel dettaglio dei numeri, poco più di circa un anno, insomma, di osservazioni. Abbiamo già una serie di indicazioni per dire, va bene, riprendiamo tutto questo minestrone, no, e proviamo a separare i componenti.
facciamo un po' come la cucina, diciamo, dei grandi chef, no? Cioè, invece di proviamo a separare le varie cose, vedere cosa funziona, cosa non funziona, e proviamo a pensare a una cosa strutturale per il futuro, perché attenzione, in questo momento il mercato si sta già iniziando a fare delle domande, quando dico il mercato, ad esempio, di alcune associazioni di categoria, eccetera, su quale sarà l'orizzonte per le imprese dopo questo momento di straordinarietà. Perché anche è vero che questo momento di straordinarietà ha dato un po' di linfa a tutti, lo diceva prima Tommaso, eccetera, però sanno tutti che questo momento che poi dovrà andare a, diciamo, ritornare in un sistema di incentivi che sono inevitabili e sono necessari, perché senza questi non si riesce a fare una politica di intervento sugli edifici. Guardate che anche senza incentivi si può dimostrare che investire sulla riqualificazione energetica comunque finanziariamente è positivo. Con gli incentivi diventa molto appetibile, se diamo eccessivi incentivi diventa speculativo. Cioè, secondo me è questo il punto. Quindi ragionare adesso su una modalità di costruzione di fuoriuscita da questa straordinarietà, mettendo al sistema gli elementi positivi e dicendo per il futuro le regole sono queste, ma non te le cambio ogni 15 giorni, ogni 20 giorni con il decreto che modifica una cosa, eccetera, eccetera, ma faccio un'opera di sistema, allora questo può avere un senso anche dal punto di vista industriale, tra virgolette, cioè da come poi il settore, cioè il sistema delle imprese, si deve organizzare e attrezzare per sfruttare queste opportunità e renderle utilizzabili dagli utenti finali. Per cui secondo me, all'ordo di questi errori fatti, credo che oggi il ragionamento deve essere di prospettiva, non tanto per dire blocchiamo, cioè attenzione, ormai sono scappati tutti, fermi tutti, eccetera. La notizia di oggi che ci sono, di ieri, che ci sono 5,2 miliardi di crediti che non sono stati ancora assegnati, sono lì nei cassetti fiscali e nessuno ancora se li è presi. A questo punto, se lo Stato vuole investire sulla rigenerazione energetica e il risparmio energetico, chiaramente lo Stato può investire in questa logica, ma attenzione, ed è l'ultima cosa che dico, che azioni di questo genere in realtà spostano anche l'attenzione sul singolo oggetto edilizio, mentre noi abbiamo un'estrema necessità, per un lavoro che sto svolgendo, sto facendo sopralluoghi in una provincia qui del Veneto, un giorno sì, un giorno no, andiamo a visitare aree industriali e visitando le aree industriali si vede anche tutto il resto del territorio. Noi abbiamo fondamentale necessità di rimettere mano agli ambiti urbanizzati, ma in senso ampio, non nel senso del singolo oggetto. Questo primo intervento sugli oggetti, cioè sugli edifici, va bene, benissimo, è andata così, ok, ma impariamo da queste lezioni e cerchiamo di capire come fare invece politiche di azione su interi quartieri, su aree, non dico sulla città complessiva, no? Quello sarebbe il sogno, però perché quella è una sfida grande dalla quale, e ho chiuso, ad esempio possiamo imparare alcune cose fatte in altre città, in altri paesi. Un esempio per tutti, ad esempio la confluenza di Lione, laddove viene definito prima, no, l'impatto, cioè il modello di un quartiere sostenibile, non dell'edificio sostenibile, è il quartiere complessivamente, quindi un pezzo di città, e lavorare su questo, no? E dando questi strumenti, ma questi strumenti non diventano
quelli principali, cioè diventano degli strumenti a servizio di un obiettivo più generale. Altrimenti ci fermiamo agli incentivi per i motorini, per la lavatrice e vabbè, facciamo politichette. Questa è la mia opinione. Grazie Federico. Inizierei un secondo giro, se il Presidente è d'accordo e non vuole aggiungere, diciamo, qualcosa a corollario. Entrando un po' più nel merito, cioè chiederei a Laura Cavatorta se, visto il suo ruolo, diciamo, di consigliere di società quotate, vede le società quotate come un possibile player del futuro per riuscire a razionalizzare l'intervento e magari mirarlo, come suggeriva Edoardo Zanchini, più sul patrimonio pubblico. Intanto volevo fare un piccolo commento su quello che ho ascoltato, tutte considerazioni molto interessanti e devo dire in buona parte condivisibili. Io solo su una, diciamo, ritengo che il commento sia stato un po' poco generoso, e cioè nel dire che la manovra è solo una manovra economica e non ambientale, o comunque prevalentemente economica. Sicuramente è vero questo, d'altra parte ha anche dato diciamo respiro ad una filiera produttiva, il comparto edilizio, che era in difficoltà importante anche a causa della pandemia. E però io quello che dico è, a mio avviso, il provvedimento è stato ingenuo e poco tecnico, appunto, nel non definire un obiettivo quantitativo e misurabile a priori. Però è anche vero che comunque l'indicazione del doppio salto di classe porta ad un miglioramento delle emissioni, perché c'è comunque un risparmio nel consumo prevalentemente oggi di comunque gas fossile. Quindi diciamo non direi che non c'è stata assolutamente una attenzione, o che era si è mascherata la manovra economica con si è fatto un greenwashing, diciamo, in come si direbbe oggi, no? Non credo che sia diciamo giusto metterla in questi termini. Tuttavia, indubbiamente, il fatto di non aver definito fin dal principio un obiettivo chiaro e misurabile, che è oggi quello che si chiede, ecco, non solo alle società quotate, ma insomma in generale su tutta quella che è la linea di sostenibilità, oggi quello che si chiede è indicare dei KPIs chiari, misurabili, monitorabili. E quindi, ecco, è mancato forse proprio il KPI del doppio salto di classe. È un KPI sicuramente ben identificato, però non è così ben misurabile come sarebbe stato opportuno. Così come non è stato definito, a fronte di un investimento di questa entità, mi attendo a livello paese un risparmio di questa entità. Quindi sicuramente questo è un tema che è tornato un po' nei commenti di tutti e che io appunto fin dall'inizio ho segnalato. Ed è indubbio che noi siamo un paese poco abituato a pianificare, e quindi di conseguenza, come diceva giustamente anche Zanchini, un paese che spesso non va a guardare la fattibilità, o era forse Federico Della Puppa, la fattibilità di una legge che tu metti in attuazione. E però questo è vero sotto tanti punti di vista. Non voglio aprire il discorso, ma la stessa identica cosa è quello che si lamenta quando si parla del famoso impatto di genere preventivo nella valutazione preventiva di qualsiasi legge. Se io la faccio pensando ad un contesto recettivo di cui io non ho una adeguata conoscenza in termini di statistiche di genere, io in realtà sto mettendo in atto magari un intervento che potrebbe addirittura portare dei risultati contrari a quelli che mi sono invece in qualche maniera prefissato.
E questo è vero, quindi un po' in generale, è proprio un tema che noi abbiamo di lavorare troppo sulla contingenza del momento e di non pianificare adeguatamente quelli che sono gli obiettivi di medio-lungo termine che abbiamo. E non parlo a caso di medio-lungo termine perché davvero, siccome stiamo parlando di una transizione verso la sostenibilità richiede proprio questo, cioè una pianificazione nel tempo degli investimenti accurati che daranno i loro risultati nel medio e lungo termine. Invece mi piace moltissimo la considerazione che ha fatto Zanchini sul tema del riutilizzo di una quota del risparmio raggiunto per dare allo Stato ulteriori fondi per opere della stessa natura in realtà disagiate, e quindi comunque può essere dall'edilizia pubblica alla edilizia popolare a delle realtà caratterizzate da povertà energetica. E io credo che questo si potrebbe assolutamente mettere a sistema, cioè io trovo più che generoso il fatto che lo Stato dica ti do un incentivo, tu ti ammoderni in praticamente gratuitamente, avrai un risparmio, quel risparmio, oltre a trovarti, diciamo, degli impianti nuovi, più funzionanti, più efficienti, avrai un risparmio, quel risparmio però solo in parte resterà a te e magari su alcune realtà potrebbe non restarti proprio niente perché non c'è una necessità. Allora su questo diciamo che si va alla digitalizzazione, nel momento in cui ho la possibilità di ragionare in termini di conoscenza di quelle che sono le condizioni di tutti i beneficiari, io posso anche immaginare di avere dei trattamenti che sono diversificati, che sono correlati all'IRPEF che ciascuno ha, in maniera tale che comunque ci sia una solidarietà nei confronti di chi ha meno e nei confronti di chi non ha la possibilità di arrivare né in proprio e neanche con l'incentivo. Su questo io penso che le società quotate possano fare cose importanti, in parte le stanno già facendo. SNAM attraverso la sua fondazione ha diversi programmi di ristoro della povertà energetica, proprio perché lavora ovviamente in un ambito che in qualche maniera gestisce, e ritengo che ci siano da parte delle società quotate in modo particolare tutta una serie di normative e di obblighi di trasparenza che rendono possibile misurare il loro impegno. E ripeto, anche in questo caso ci sarà certamente qualcuno che ancora si sta muovendo in un ambito di greenwashing, ma non la ritengo assolutamente la regola. Io quello che vedo è invece un impegno molto significativo. E su questo l'impegno molto significativo è un impegno che sicuramente è stato sollecitato da quadri normativi europei, ma sollecitato anche da un mercato che è sempre più sensibile a questi aspetti. D'altra parte oggi l'accesso a tutta una serie di finanziamenti attraverso la finanza sostenibile è un accesso che è molto regolamentato, quindi nel momento in cui mi faccio prestare del denaro ad un tasso agevolato, quel tasso mi rimarrà agevolato se e solo se io raggiungerò gli obiettivi dichiarati e misurabili che ho fissato ab inizio, altrimenti quello stesso tasso mi si trasformerà in un qualcosa di segno diverso. Quindi io credo che da questo punto di vista ci sia serietà e capacità per poter dare un contributo, e credo anche che questo contributo, ripeto, nel momento in cui noi riuscissimo davvero ad avere un'Italia digitale, potremmo fare in modo che sia un contributo non solo del mondo produttivo delle società, ma anche dei singoli cittadini che beneficiano di determinate incentivi e solidaristicamente restituiscono parte del risparmio per quelli che sono degli obiettivi appunto di edilizia pubblica, di povertà energetica, eccetera. Io credo che l'edilizia pubblica sarebbe dovuta essere fin dal principio un obiettivo primario di questa manovra, e quando parliamo in particolar modo di edilizia scolastica, io credo che solo
se avessimo immaginato come obiettivo di sistemare l'edilizia scolastica dell'Italia, cioè avremmo avuto, penso, un grandissimo consenso da parte di tutta la cittadinanza e anche trasversale ai diversi partiti politici, e un risultato non solo importante, ma soprattutto necessario. Grazie a Laura Cavatorta. E seguendo l'ordine, chiedo un parere a Edoardo un po' su quello che ha sentito e un po' sul come vorrebbe implementare il cosa che ci ha raccontato prima. Cioè, prima ci ha raccontato che mi piacerebbe un unico interlocutore, mi piacerebbe poter aver già definito degli obiettivi che questo interlocutore li persegua. Provocatoriamente gli chiedo, è molto difficile dirlo così, ma come si potrebbe fare? Cerco di aiutarlo dicendo, pensandoci, a me piacerebbe anche pensare a una fast track, una scuola di alta formazione che duri però 2 settimane per poter aiutare i funzionari pubblici a creare i presupposti per poter implementare tutte quelle politiche strategiche circa l'efficientamento sugli edifici pubblici, sulle scuole, che dobbiamo per forza accelerare. Quindi, diciamo, passo la parola a Edoardo Zanchini chiedendogli appunto un parere a 360 gradi. No, grazie anche dello stimolo, perché penso sia, insomma, una cosa interessante quella che dicevi. Poi, insomma, ci sono dette molte cose, mi pare che la pensiamo sostanzialmente quasi tutti qui allo stesso modo. C'è bisogno di una riforma che dia prospettiva. Io vedo molto il rischio che si fermi tutto. Io lo vedo in giro. Molti sono preoccupati, siccome devi chiudere entro il 31 dicembre 2023, molti stanno mettendo le mani avanti. Io lo racconto rispetto al mio condominio, in cui appunto c'è chi dice il gioco non vale la candela e quindi poi rischiamo e chissà che succede, eccetera. Invece noi dobbiamo, per il privato e per il pubblico, dare una prospettiva di almeno 5 anni di interventi. E secondo me bisognerebbe prendere la palla al balzo con questa nuova strategia europea, che è l'Innovation Wave, presentarsi con un programma in qualche modo serio, in cui si fa capire in che modo si vuole finanziare gli interventi privati e pubblici nel nostro paese con alcune priorità, e a quel punto puoi costruire un programma in cui usi ovviamente un po' di bilancio dello Stato, ma usi anche gli strumenti di Bruxelles. Io per esempio mi è capitato di fare un po' di riunioni con la BEI rispetto all'Italia, rispetto a come partecipa a iniziative in Italia, e fa veramente molto poco, perché noi non siamo capaci di costruire in qualche modo delle operazioni che aggregano più interventi, in particolare nel pubblico. Loro neanche ti guardano se tu hai piccoli interventi, loro cercano possiamo chiamarli in tanti nomi, un qualche cosa in cui ci siano tanti interventi di efficienza energetica che nell'arco di 8 anni portano a realizzare una certa quantità di investimenti, e loro lavorano come appunto supporto tecnico e finanziario. Allora noi dobbiamo costruire queste cose. Queste cose si costruiscono se nei comuni ci si comincia a organizzare in questo modo, ma soprattutto se c'è un supporto dello Stato. Per rispondere alla domanda di Carlo, io penso che servono 2 cose. La prima è questa struttura tecnica in cui ci stanno i ministeri ed Enea, che diventa l'interlocutore per scrivere un regolamento. Cioè, la norma dovrebbe dire gli incentivi sono di queste quantità e quanto durano. E poi c'è invece un regolamento tecnico che tu nel tempo puoi anche rivedere, e non devi passare per la legge di bilancio. Ma per interlocuzioni ci sono una miriade di cretinate dentro le norme, come voi sapete, il modo in cui vengono calcolati i punti, cioè se ne potrebbero citare qui dentro infinite, che ognuno di noi ha trovato nei cantieri, su cui non si può intervenire perché bisogna passare per una legge primaria. Il ruolo di Enea dovrebbe essere fondamentale in questo, e però anche ascoltare, perché poi, come diceva Carlo, c'è un confronto che oggi non c'è, ci sono tante cretinate. Per esempio al sud, una delle cose più ingiuste che c'è è che al sud c'è un sistema completamente diverso di riscaldamento degli edifici. Molti edifici non hanno il riscaldamento fisso, quindi tu non puoi fare gli interventi. Allora, è proprio cretino, cioè, se il tuo obiettivo è di pensare il modo di raffrescare, ridurre le persone, eccetera,
devi rinunciare a dei divieti che ti poni, perché sennò pensi appunto che io regalo un impianto a chi non avrebbe bisogno. In realtà al sud gli impianti fisici ce l'hanno in pochi, ed è pure cretino, insomma, dire, ed era normale, tu avevi la calda dieta per quel mese, quel periodo in cui ti serviva. Con le pompe di calore cambia tutto. Allora, però devi avere la possibilità di avere un'interruzione di questo tipo. Questo, diciamo, lato normativo, perché noi abbiamo bisogno appunto di fare come negli altri paesi. E poi c'è invece bisogno di un supporto ai comuni. Ai comuni per gli interventi sulle scuole, che sono pochi e veramente inadeguati. Sono alcuni bellissimi, però pochi, mentre noi dobbiamo fare molti di più e con degli obiettivi chiari. Per fare questo, anche qui, insomma, bisognerebbe mettere assieme il GSE, con CDP, con Invita, cioè tutte queste strutture che in qualche modo un po' fanno questi pezzettini, anche qui con Enea, e che aiutano, diventano il supporto per i comuni. Perché anche molti comuni grandi, e non faccio nomi, non hanno alcuna competenza all'interno, e per progetti di questo tipo non hanno alcuna storia. Allora il rischio è che tu non utilizzi in qualche modo la leva pubblica per stimolare l'iniziativa dei player privati, mentre noi dobbiamo prendere il meglio delle due cose. Qual è il rischio? Lo dico perché appunto il tipicamente italiano è, a quel punto arriva il privato che insomma sa come costruire la situazione e ti fa delle offerte per riqualificazioni, comunità energetiche, voltaiche, eccetera. Il comune dice di sì, accontentandosi, facendo cose parziali, mettendo magari un po' di fotovoltaico, come si fa molto con il fondo Kyoto, eccetera, mentre tu dovresti avere le idee chiare e coinvolgere i privati. Ci sono delle cose fatte molto bene nel nostro paese a questo punto di vista, in cui il pubblico guida il privato, a Modena, a Ferrara, a Bologna, delle cose davvero. Queste cose qui dovrebbero essere conosciute, dovresti, come dicevi tu, fare una scuola, dare il supporto ai comuni. Il supporto ai comuni sarà strategico nei prossimi anni, perché da lì può venire la risposta, a una delle due risposte alla sfida che abbiamo. Quando dico questa cosa dei 5 anni e degli obiettivi chiari, sarà fondamentale, perché, come dire, noi fino adesso sulle rinnovabili è tutto chiaro, sappiamo cosa dobbiamo fare, poi se andiamo avanti troppo lentamente. Sull'efficienza, per ora, non abbiamo neanche le idee chiare. Però ce lo dovremmo chiarire, perché la scorsa settimana hanno aumentato gli obiettivi e noi dovremmo dire come ci vogliamo arrivare. E poi c'è l'innovation wave, tu devi arrivarci con le idee chiare. Allora, su queste cose qui, su questi, mi pare che c'è un consenso tra, diciamo, tra tutti gli operatori, nel premiare chi più fa. Perché ha ragione Laura Cavatorta, questa volta non si è fatto niente. Chi ha ridotto di 2 classi? L'aspetto per me insopportabile è che tu dai gli stessi soldi a chi passa dalla classe G alla classe E e a chi fa un ZEB, perché c'è anche chi fa questo. Tu devi dare, anche perché a quel punto tu non fai in ZEB perché ti danno gli stessi soldi, quindi non rientri nei parametri. Allora devi avere flessibilità legata all'obiettivo quantitativo, e in questo processo, se tu riesci a costruire delle strutture in qualche modo di interlocuzione, ti risparmi anche molti problemi dei controlli, perché le cose a quel punto le scrivi in maniera trasparente all'inizio e quindi in qualche modo tu sai che violi la legge se non fai quello che c'è scritto, mentre oggi la vaghezza poi porta a, insomma, a lasciare le maglie molto, molto larghe, e questo poi in qualche modo è il rischio poi di sprecare una grande occasione, mentre io sono convinto che noi dobbiamo riuscire a non perdere la forza che c'è stata con il super bonus, la somma dei bonus, poi il bonus ci ha dato un ruolo molto importante per le imprese. E poi il super bonus, e se voi andate a parlare con chi appunto lavora nel settore, ma anche i sindacati, loro non si ricordano un periodo come questo da 20 anni. Il numero di chi gestisce la cassa edile in questo momento si trova in una situazione che non ha mai vissuto praticamente. Perché? Perché ci sono il rischio è che poi tu ti fermi di botto, e questa è una cosa che dobbiamo assolutamente scongiurare. Quello penso che il prossimo anno sarà fondamentale per mettere in fila queste cose che abbiamo detto. Grazie Edoardo. Quindi dicevamo, siamo più o meno tutti allineati sul tema, per cui sono curioso di sapere se nell'audience, tra chi è collegato, ci fosse qualcuno che invece non lo è, qualcuno che vuole portare un contributo critico a quanto è stato detto sino ad ora. Lo faccio io? Nel caso non emerga, stavo proprio dicendo, il nostro presidente ha la verba polemica minima necessaria. Hai ragione, no. No, allora sì, è vero che abbiamo detto tutti
delle cose di buon senso fino adesso, no? Su questo punto. Però quando si dice appunto che sulla questione dell'efficienza energetica, che è un pezzo importante degli obiettivi per la sostenibilità, non c'è una strategia, e però si butta sul tavolo il 110% dei soldi che servono per andare, e questi soldi vanno dalla parte sbagliata, molto spesso, no? Perché sappiamo tutti, no? Sono state fatte delle analisi da questo punto di vista, non è l'oggetto dello studio. Vanno a consolidare il valore dove c'è già. Vanno a consolidare il valore, esattamente, il valore dove già c'è, no? Mentre invece non siamo riusciti a riqualificare, nonostante una norma precisa, le case popolari, le chiamo così per non chiamarle con i famosi ex IACP. Abbiamo continuato a cambiare le regole mentre le facevamo. Allora sì, sostanzialmente noi stiamo dicendo una cosa di questo tipo. Siccome non siamo in grado di far niente di ciò che dovrebbe essere fatto, allora buttiamo sul tavolo una tale massa finanziaria che in qualche modo trascina con sé qualche obiettivo positivo. E l'abbiamo detto tutti, infatti probabilmente questi incentivi dovrebbero essere chiamati, invece che questi SMA bonus, dovrebbero essere chiamati incentivi alle imprese per recuperare un pochettino dalla crisi immane nella quale sono precipitate negli ultimi anni. Io dico anche sommessamente che quello lì non è nemmeno un mondo come quello delle imprese, benché sia molto significativo dal punto di vista, diciamo, dell'impatto economico e del valore sul PIL, non è nemmeno un settore, come dire, che si possa dire strategico, perché non è che genera molto valore aggiunto. Sappiamo chi lavora nei cantieri, no? E sappiamo un po' chi lavora nelle parti invece più interessanti. Allora io mi chiedo, noi avevamo un obiettivo quando abbiamo iniziato a lavorare con Audi su questa cosa. Abbiamo detto proviamo a reindirizzare questa cosa e a reindirizzarla sullo spazio pubblico, cioè sulla riqualificazione non solo dei singoli edifici, proviamo ad aggregare. Non ci siamo riusciti, anche qua, secondo me, per un elemento essenziale, e cioè i tempi troppo brevi. I manager delle imprese che si sarebbero dovuti occupare di questo hanno detto: ma se io mi metto a ragionare con i comuni e aggregare la domanda privata, ma non ci arrivo mai, preferisco suonare campanello per campanello a tutti i condomini. Quindi non ci siamo riusciti. Dal punto di vista normativo, ce l'avamo detti, da questi tentativi sperimentali che facciamo, proviamo a vedere se può nascere una norma che vada a regime, e cioè, che secondo me è nelle cose che ci siamo scambiati fino adesso, e cioè chi riesce ad utilizzare questi incentivi promuovendo delle forme di aggregazione che quindi, come dire, permettono un'applicazione sulla scala più vasta, ecco, per quelli l'incentivo può andare a regime. Allora, questo sarebbe stato, scusate il gioco di parole, un bel incentivo per cercare di trovare un'applicazione un pochettino più virtuosa, sempre nella direzione, come dire, di andare a migliorare quello che invece in origine era secondo me gravemente, gravemente carente. Perché, e dico l'ultima cosa da questo punto di vista, ma le sto lanciando lì come delle provocazioni sulle quali spero che qualcuno intervenga, anche non solo dei nostri discussant, ma anche di altri che sono collegati. Qui c'era la mancanza di strategia originaria, la mancanza di definizione di obiettivi e di metriche per misurarli, ma c'era anche una carenza tecnica proprio di funzionamento. Sappiamo tutti quanti, l'avete ricordato in tanti, che ogni 6 mesi si rincorreva una circolare dell'Agenzia delle Entrate, un interpello, un decreto correttivo, qualche cosa che ha completamente anche impedito la nascita di una filiera dedicata a questo, tecnologicamente attrezzata e organizzata dal punto di vista economico ed industriale. A me viene sempre in mente l'esperienza che hanno fatto gli olandesi, che ormai è vecchia, insomma, 10 anni fa si sono accorti che gli incentivi che davano non funzionavano, hanno ritirato tutto quanto, si sono chiusi per 3 anni con le università, i centri di ricerca,
e hanno generato Energy Sprong, che è invece un piano, no, enorme, ma hanno allineato banche, proprietari, credito, imprese, e hanno trasformato il sistema industriale delle costruzioni in questo modo. È quello che diceva Federico della Puppa, cioè che in realtà il beneficio nell'efficientamento c'è di per sé. Allora, noi non siamo l'Olanda, lo sappiamo, siamo l'Italia, infatti cosa facciamo? Buttiamo lì il 110%, quelli col 40% hanno generato, ripeto, un nuovo sistema economico, un nuovo sistema industriale, hanno rivoluzionato il sistema delle costruzioni, stanno proseguendo quella cosa, se la sta comprando il Canada, la Spagna, la Germania, cioè, hanno fatto un lavoro, secondo me, assolutamente formidabile. Ecco, noi non abbiamo centrato nessuno di questi obiettivi. Allora, io, va bene quello che dice Laura Cavatorta, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, sono convinto, è chiaro che c'è anche un ulteriore elemento che nessuno di noi ha ricordato e che secondo me ha un impatto fortissimo, cioè la frammentazione proprietaria in Italia, secondo me, costringe anche un po' a dare un incentivo ancora più grande, perché siamo i soldi che c'hanno i condomini, insomma, da mettere insieme, e se ci sono condomini come quello di Edoardo, dove c'è un traino anche abbastanza importante, che non riesce a trovare un accordo, una quadra su questo, qualcosa questo vorrà dire. Però se mettiamo insieme tutti questi elementi, io li avevo un po' appuntati, no? Perché poi sono un pochettino tutti intrecciati tra di loro, i tempi brevi che costringono tutti quanti a correre e a non pensare a soluzioni di sistema. La piattaforma di gestione che non c'era, perché quello che abbiamo detto prima, noi finiamo nel 2023, ma gli incentivi ormai c'hanno qualche anno, non voglio più dirlo, ma i primi due anni si sono persi completamente nel tentativo di cercare una piattaforma di gestione di queste cose qua, che non hanno funzionato. L'iniquità della distribuzione, perché chiaramente tutto questo ha favorito chi era più culturalmente, economicamente attrezzato per affrontare questa cosa, non gli anziani, non i poveri, non i reietti delle periferie, eccetera, eccetera. Ah, tutta questa roba qui. Allora, facciamo quello che ha detto Federico Dalla Puppa, proviamo a separare il grano dall'olio e a dire qual è il bambino e qual è l'acqua sporca. Ottimo, ottimo stimolo. Mi viene da dire che, insomma, non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma come sapete il riscaldamento centralizzato in un edificio è più efficiente del riscaldamento singolo, no? Del termoautonomo. E lo stesso, questa metafora può essere estesa al quartiere, cioè un quartiere che abbia un sistema diciamo che innerva tutti i vari edifici è molto più efficiente di tanti edifici autosufficienti. La normativa di oggi spinge a tanti edifici autosufficienti. Quindi, quando si affronta un progetto di rigenerazione urbana, noi qua a CAP, di fatto si è spinti, di fatto a un individualismo sfrenato anche dell'edificio, che deve essere completo e quindi dotato di tutto quello che serve, al punto che genera anche uno spreco economico nella costruzione, potrebbe essere messa a sistema anche l'economia di scala, e genera un maggior consumo e un maggiore quindi inquinamento, per quanto siano tutti in zebra. Pertanto, come influenzare anche nel futuro? Cioè, trasformiamo la folata in abbrivio, dice Edoardo. Per farlo ci servono delle vele, cioè degli strumenti, e nel medio termine ci serve indicare una strada, no? Dobbiamo in qualche maniera, come Audis, contribuire in maniera costruttiva a dare qualche suggerimento. E pertanto, provocatoriamente, adesso proviamo a a chiedere a qualcuno dei nostri associati, per dire, io ho visto che c'è Sauro Tanzini, che è un mio caro amico, che è, non so se mi sente, ma di fatto lui rappresenta quelli che ci stanno guadagnando adesso, la metto giù cattiva, perché di fatto produce sistemi per la coibentazione. Cosa dici di tutto quello che abbiamo detto? Intanto ti ringrazio. Mi sentite? Mi senti? Ciao caro. Ciao, mi sentite? Mi senti, sì. Carlo? Sì, vi ringrazio per la presentazione, perché in effetti, insomma, arrivo come uno di quelli che guadagna fortemente e quindi specula fortemente sul momento. Per cui... Non ho detto specula, ho detto... Grazie. Mi serviva un punto di vista così, counterintuitive. Carlo, avete detto un sacco di cose, tutte molto, diciamo, convincenti o comunque comprensibili. La cosa che
volevo chiedere io, state parlando di un incentivo che finisce al 2023, quando di fatto, per quanto ne so io, ad oggi il piano incentivi finisce al 2025, con un decalage 2024-2025 che va un po' in direzione di quello di cui stavamo parlando tutti, stavate parlando, ovvero in qualche modo riduco anche il, diciamo, la percentuale di incentivo, e non capisco perché voi parlate del 2023. Ho io un'informazione sbagliata? Possiamo rispondere, chi risponde? No, rispondo io perché l'ho detto io, nel senso che se tu vai da un condominio oggi e gli cominci a parlare del 75%, ti dicono arrivederci e grazie, perché dopo che gli hai detto che ti è tutto pagato, riandarci dicendo che in questo momento è praticamente impossibile convincerli, almeno questa è la mia esperienza. Ho chiesto perché non avevo colto, l'aveva detto lei, Zanchini, Tommaso aveva picchiato dentro sul 2023, ma ne facevo una questione di tempo a disposizione, ovvero è determinante il tempo, non c'è dubbio, è determinante chiaramente un elemento, invece ha detto lei, Zanchini, la cessione del credito. Questi sono i due, diciamo, i due parametri decisivi. Onestamente parlando, per esperienza diretta, con qualche parte nostro, noi vendiamo prodotti, quindi siamo veramente l'ultimo della filiera. Proprio qualche parte nostro stiamo già approcciando condomini, facendo, diciamo, studi di fattibilità e quindi dimostrando l'economicità dell'operazione fino al 2025, cioè sommando la possibilità di fare un 110, la possibilità di fare un 70 e un 65. E cito un'indagine di Nonisma che è girata, l'ho avuto dall'Audis, essendoci in giro per l'Italia il 56% per delle famiglie disposte ad investire su un bene proprio, di fatto diciamo, noi troviamo, come si dice, una certa predisposizione, ovviamente non nel super condominio chiaramente, ma nel provare a comprendere, diciamo, come fare partecipando. C'è un messaggio sbagliato, secondo me la comunicazione fa veramente la differenza iniziale, dove per un qualche motivo tutti hanno pensato che gli interventi fossero gratis. Che non è vero, non esiste un intervento in Italia dove un condominio o comunque un privato non abbia pagato qualche cosa. Non è vero. Questo è una cosa, secondo me, che dovreste raccontare sempre, perché non è vero che sono gratis. E faccio metto insieme un po' di punti, perché da imprenditore, diciamo, noi siamo abituati, ovviamente sono esimi imprenditori più illustri di me in platea, ma comunque a correggere, tra virgolette, le strategie andando avanti. Cioè partiamo per andare in una certa direzione, che è un'indicazione, e da mano a mano, diciamo così, proviamo a correggere. Cosa voglio dire? Mi spiego meglio. Io sono convinto che la manovra del governo sia una manovra economica, non ambientale. E sono anche convinto che gli indicatori, ovvero gli obiettivi, ce l'avessero molto chiari. Sono tutti di natura economica. Questo è il tema vero, perché di fatto dovevano in qualche modo provare a sanare un conto da mostrare, diciamo, in un contesto più ampio di noi. E questo è l'inizio. Devo dire, visto da fuori, vi confermo che io a 30 anni sono edilizia, non ho mai visto un momento come questo. Non c'è dubbio che è particolarmente favorevole. Devo anche dire che non trovo più un lavoro fatto in nero in giro per l'Italia. Non so quantificarlo dal punto di vista di impatto economico, ma di sicuro non c'è un lavoro fatto in nero. Non c'è dubbio che c'è un livello probabilmente di manodopera molto bassa, ma di fatto lo dobbiamo apprezzare sui trend, perché altrimenti se ci mettiamo a dare giudizi sul puntuale non andiamo mai avanti. Io vedo che c'è molta più gente impiegata, molta più gente che in maniera diretta e indiretta ha messo in moto un volano. E secondo me è corretto apprezzarlo in questo momento, per apportare delle correzioni. Tra parentesi, ha detto proprio lei, Zanchini, cioè c'è un programma europeo che dà degli obiettivi che sono, penso, 10 o 15 volte maggiori rispetto al numero degli edifici che stiamo bloccando in questo momento con il Superbonus. Mi sembra sia 150.000 pratiche attivate in Italia a fine aprile, e credo più o meno sarà 1.200.000-1.300.000 di edifici per nazione, diciamo, che il Renovation Wave sta contemplando. Cioè segno che c'è un fenomeno veramente ampio, grossissimo, tale
per essere corretto e andare in fondo veramente con dei risultati, secondo me, eccezionali. Io vi parlo dell'edilizia e mi scuso, chiaramente il mondo che vedo io non c'è dubbio che ci sono condizioni o situazioni molto più nobili della mia, però è anche vero, secondo me, chiudo ora, ognuno se prova a dare un contributo fattivo e serio nel proprio piccolo, senza prendere, diciamo, macrosistemi e metterli sotto lente, non andiamo da punte parti, se ognuno prova in qualche modo a dare un contributo, diciamo, nel proprio piccolo, forse riusciamo tutti insieme a dare veramente un, come si dice, a fare gli step di avanzamento in un momento in cui c'è seriamente bisogno. Grazie Saure, scusa il modo brutale con cui ti ho coinvolto nella discussione. Ho visto che Laura Cavatorta aveva alzato la mano. L'avevo alzata prima su una considerazione di Tommaso, del Presidente, ma poi nel suo discorso l'aveva assolutamente esplicitata. Ed erano i due aspetti del tempo e della frammentazione proprietaria che ci rende molto diversi dalle realtà all'estero e peraltro anche io ho la stessa identica esperienza di Edoardo Zanchini nel mio condominio, non se ne vuol sentir parlare del 110, figuriamoci se parliamo del 75 ed è incredibile anche il livello di scarsa conoscenza delle persone di quelli che sono gli obiettivi di questo incentivo statale, di quelle che sono le regole, quindi c'è una grande diffidenza generalizzata, ci sono tante preoccupazioni di ogni natura, quindi il tema della comunicazione, della formazione sicuramente proprio alla popolazione non è stato preso in considerazione, invece credo che a mio avviso fosse una di quelle cose importanti. Io devo dire che ribadisco, sono convinta che indubbiamente il tema economico non era secondario, ma ritengo che ci fosse l'intento ecologico e che onestamente noi questo intento ce lo dobbiamo assolutamente non solo tenere ma rinforzare e portare a bordo, perché ovviamente il volano economico è fondamentale anche per tutto il resto, cioè diciamo che è una condizio sine qua non per riuscire poi a portare avanti le progettualità anche a livello comunitario sul tema ecologico, però non possiamo pensare che il tema ecologico rimanga residuale proprio in termini di obiettivi misurabili, perché altrimenti rischiamo di fare un grandissimo autogol, soprattutto in questo momento storico dove noi abbiamo già una serie di elementi contingenti che stanno mettendo molto a rischio la capacità di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi io su questo ritengo, cioè se noi dovessimo dare appunto le famose indicazioni per il futuro, io nelle indicazioni per il futuro darei certamente il tema dell'orizzonte temporale, che è un orizzonte temporale, come dire, rolling, cioè quindi in base a quello che stai facendo, se stai facendo un condominio, se stai facendo un quartiere, avrai dei tempi diversi, ma una volta che parti poi avrai un orizzonte temporale che deve essere definito, cioè non possiamo portarci avanti degli interventi vent'anni, perché in Italia noi siamo capaci di questo e di altro. Quindi sicuramente il tema del timing come intervento strutturale con degli obiettivi ben definiti. E a proposito del tema che l'edificio centralizzato è più efficiente, il quartiere è più, diciamo, ecologicamente più sostenibile e più efficiente, beh, su questo tutta la questione, per esempio, dei pannelli solari che possono essere messi in condivisione locale, sul tema dei quartieri potrebbe essere molto interessante ragionare, perché non tutti hanno i terrazzi esposti nel modo giusto e lì immaginare che ci sia una visione di quartiere per cui quel quartiere negli edifici che lo consentono raccoglie anche energia per gli edifici che invece hanno un posizionamento che non, per cui non è raggiungibile una certa produzione di energia rinnovabile, cioè ecco, io veramente cercherei di riprendere i punti che ha detto il Presidente: tempi brevi, piattaforma di sistema e l'iniquità di distribuzione. Queste tre cose
effettivamente se noi andiamo ad integrarle con una visione di edilizia pubblica e di aggregazione di quartiere, sono delle cose che ci possono dare dei risultati molto interessanti. Allora diventa un progetto continuativo, di sistema, e dove c'è comunque anche una struttura tecnica in grado di dare quel supporto che altrimenti, abbiamo visto, se manca, rende impossibile andare avanti, perché tutte le iniziative più complesse di fatto non sono andate avanti. Quindi io direi questo è stato un pilota, voleva essere il progetto, in realtà era un pilota, da questo abbiamo imparato tanto e credo che appunto vada proprio recuperato quel famoso bambino. Però in quel bambino non c'è solo la ripresa economica, ci deve necessariamente essere la transizione ecologica, perché altrimenti rischiamo veramente anche di essere diciamo molto incoerenti e non in linea anche con quelli che sono veramente gli obiettivi comunitari su cui si sta puntando in modo importante e non in modo secondario. Grazie, io direi che è molto interessante anche il tema di vedere questa esperienza come un pilota. Ci porta a auspicare un futuro disegnato e programmato. Tommaso, mano alzata, visto. Hai il microfono spento. Sì, scusate, allora ancora più breve perché la premessa la salto. In fondo abbiamo i PAES. I comuni hanno fatto i piani, no? Dovrebbero averli, ne hanno fatti miliardi di questi piani. Allora voglio dire, le strategie, quelle sono delle strategie. Probabilmente basterebbe appoggiarsi su quelle invece che adottare delle misure estemporanee che si inseriscono e che, come dire, disabilitano totalmente la possibilità di sviluppare un ragionamento coerente, razionale e continuo. Tutto qua. Utilizzare strumenti già in atto per, come veicoli per poter accelerare i processi. Sì, è possibile che in Italia la mia sensazione è che questi PAES non siano stati interpretati esattamente bene. Se vi ricordate, io mi ricordo bene agli inizi, ad esempio, era il patto dei sindaci era, come dire, aveva avuto, credo in Italia, il maggior numero, credo, di adesioni rispetto all'Europa, ma invece una ridottissima capacità di pianificazione, eccetera. Però sta roba è stata fatta, no? È lì, no? Dopo abbiamo messo i CAM e anche quelli hanno faticato. Adesso avremo il DNSH, scusate, non è che voglio ampliare l'argomento, diventa complicatissimo anche tecnicamente. Vuol dire fai il meno danno possibile. Difficile da affrontare, però quello che trovo disgraziato, assurdo, è aver perso appunto quell'occasione lì, non averla interpretata abbastanza bene e soprattutto averla proprio dispersa completamente. Quelli potevano essere i piloti su cui innestare meccanismi di incentivazione che dopo sostenevano altre politiche. Quindi proviamo a tirare le fila per iniziare a concludere. Allora, l'idea è che questo progetto pilota ha in fondo qualche cosa di buono l'ha creato, anzi, è stato citato una riduzione del non emerso, è stata citata una certa fertilità nel mercato del lavoro, effettivamente un cambio in corsa nel settore dei diritti. C'è parecchio da fare, bisogna iniziare a ragionare su come trasformare questa fiammata in qualcosa di costante e di lungo periodo. Assolutamente non auspichiamo che le future elezioni consolidino quanto è in essere al momento, perché sarebbe senz'altro non produttivo per il Paese. Personalmente, come cittadino, sono disturbato dal fatto che pur legalmente c'è chi venda dei bond su operazioni di questo genere. Perché o è vero che i computi, o è vero che c'è inflazione, o c'è speculazione. Quindi sono disturbato, i soldi pubblici non dovrebbero finire lì, i soldi delle tasse, che tra l'altro non ci sono sempre, perché spesso chi cede il credito non ha neanche capienza fiscale, per cui alla fine dovremmo ripianarlo da qualche altra parte.
Dovrebbe essere, diciamo, in maniera più trasparente gestita questa cosa. Però, diciamo, con ottimismo proviamo a ragionare su come farlo e come ho disposto a contribuire a questa cosa, per cui questa interessante discussione secondo me potrebbe trasformarsi, per chi di voi avesse voglia, anche in qualche nota che potete mandarci anche informalmente, che noi proveremo a raccogliere. C'è qualche altro intervento? Ah, ecco, vedo il dottor Lo Russo che ci chiede la parola. Buongiorno Michele. Ciao, ciao Carlo, ciao Tommaso, buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la parola. Io lavoro in una società... Esatto, stavo dicendo lavora per Euregio Plus, che è un fondo, però prego, scusami. No, grazie Carlo. No, io lavoro per una società in house della provincia autonoma di Bolzano e di Trento e noi dal 2020 sostanzialmente lavoriamo a stretto contatto con la provincia, con gli uffici ambientali. Noi abbiamo anche Casa Clima, abbiamo centro di ricerca, abbiamo costituito un gruppo di lavoro per, diciamo, favorire l'attuazione del superbonus e degli altri crediti in Alto Adige, cercando anche di coniugarlo con le norme urbanistiche locali, che come sapete sono un po' differenti dalle altre regioni, avendo autonomia speciale su questi temi. E, abbiamo, diciamo, ho sentito le vostre esperienze e noi le abbiamo vissute in prima persona, abbiamo partecipato a numerosissime assemblee di condominio in cui la vecchietta diceva che si riduce il sole, la finestra è più piccola di 10 centimetri, quindi votava in maniera negativa, e tanti altri che avevano paura del fatto che lo Stato poi avrebbe interrotto gli incentivi. Quindi sono tutti temi che conosciamo bene. Però un po' come diceva anche Carlo e come diceva Tommaso, gli aspetti positivi che da noi sono emersi, porto la nostra esperienza, è che il fatto che il legislatore abbia deciso di delegare un'attività di controllo e di verifica a soggetti tecnici, quali gli ingegneri, gli architetti e poi i commercialisti, è un aspetto per noi molto positivo, perché il nostro territorio, essendo piccolo, alla fine i tecnici e i commercialisti che hanno lavorato sostanzialmente erano persone conosciute, riconoscibili e che hanno interesse a rimanere nel nostro territorio, a lavorare nel nostro territorio, sono di qui, e quindi difficilmente, anzi speriamo che non ci siano, diciamo che difficilmente si sono registrate e si possono registrare truffe legate a queste attività. L'altro aspetto che abbiamo verificato noi è il fatto che la mancanza di contrattazione tra le parti ha sostanzialmente portato via via i prezzi a crescere sempre di più, e alcune attività, anzi abbiamo purtroppo visto alcune delibere assembleari, delibere di condominio che da preventivi iniziali da 200.000 euro magicamente diventavano 260, perché ovviamente la quota incrementale veniva poi recuperata dall'imprenditore o in altro modo, soprattutto sul 90% questo. L'altro aspetto, e qui devo parlare come SGR, noi siamo una società di gestione del risparmio, è che le ultime novità normative sostanzialmente tagliano fuori dal mercato secondario gli investitori istituzionali e tagliano fuori gli investitori, parlo investitori istituzionali, fondi di previdenza, casse di previdenza, soggetti che comunque hanno il risparmio anche previdenziale, e tagliano fuori le imprese che hanno intenzione di intervenire nel meccanismo affidando i loro soldi a società di gestione del risparmio come noi. Sostanzialmente oggi le banche hanno in mano il mercato secondario, perché la seconda cessione può essere fatta esclusivamente a banche, intermediari finanziari iscritti al 106, imprese di assicurazione, sostanzialmente solo a banche, ma soggetti come noi, come le società di gestione del risparmio, che sostanzialmente rispondono alle stesse norme delle banche, noi siamo vigilati da Banca d'Italia e da Consob e siamo obbligati a fare l'antiriciclaggio sui nostri clienti, non possono operare sul credito d'imposta perché l'unico interlocutore è appunto una banca. Quindi noi abbiamo numerosissimi soggetti che sono intenzionati a cederci crediti, ormai siamo arrivati a più di 100 milioni solo a Bolzano, considerate, stiamo parlando di un valore aggiunto elevatissimo per una città che comunque è di 100.000 abitanti, che non possono operare perché le banche hanno raggiunto il plafond di capienza fiscale. Quindi il fatto di, diciamo,
inserire nel meccanismo un soggetto che è in grado di acquistare i crediti, quindi in realtà la vera innovazione è stata permettere la cessione del credito, ma poi escludere da questo mercato secondario gli investitori istituzionali e le grandi aziende è un errore che secondo me non deve essere replicato nei futuri meccanismi. Quindi ammettere non solo le banche, ma altri soggetti intermediari vigilati da Consob e da Banca d'Italia alla possibilità di partecipare al mercato secondario dei crediti d'imposta. Coinvolgerebbe nuovi investimenti, nuove possibilità e quindi creeremmo un effetto moltiplicatore anche sui cantieri. E come reagiresti se qua ti dicessi solo sul patrimonio pubblico di importante dimensione? Sempre come provocazione lo dico, cioè proviamo per spingere di lì. Voi siete pubblici in fondo. Vengono fuori le problematiche discusse prima. È necessario individuare dei soggetti, CDP sicuramente lo fa come mestiere, Invitalia anche, ma lo può fare anche l'ANCI o altre strutture, in grado di aiutare la pubblica amministrazione che ragiona solo sul tema del rispetto del codice degli appalti, ma sulla qualità dell'offerta tecnica e sulla economicità e sulla matrice dei rischi e sul public sector comparator, che sono, come sappiamo, obbligatori per legge, ma difficilmente applicabili all'interno dei comuni e delle regioni e delle province, viene fuori quel tema. Quindi è necessario pensare a un soggetto che supporti la pubblica amministrazione nella valutazione e il dottor Zanchini diceva giustamente nella negoziazione con i privati. Non è un'offerta tecnica che ti arriva e siccome sei contento perché avvii ti tolgono un problema, ma è la capacità della pubblica amministrazione dovrebbe essere quella di negoziare dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto dal punto di vista economico e tecnico. E qui scuola di alta formazione Legambiente Audis. Va bene, grazie. C'è qualcun altro? Possiamo passare la parola al Presidente per un primo tentativo di chiusura? No, io penso che possiamo chiudere, nel senso che abbiamo completato il nostro ciclo, penso che abbiamo affrontato molti aspetti. Spero che l'abbiate tutti trovato interessante. Io penso che sono d'accordo con Carlo che dobbiamo cercare in qualche modo io non ho ancora capito appunto la parte del bambino, non ho ancora capito, però quando l'avrò capita cercheremo di prenderlo e di coccolarlo un pochettino. Ripeto, per me il bambino era ciò che di questi incentivi ci avrebbe permesso di intervenire sulle città. No, non ci siamo riusciti, ripeto ancora una volta che spero, penso che una variabile che ha inciso molto negativamente sia stata soprattutto quella dei tempi. Non molliamo la presa, certo abbiamo bisogno di lavorare, cioè gli approfondimenti, la mancanza di approfondimento tecnico che rivendicava prima Edoardo Zanchini e che è stata comunque rievocata anche in tanti altri interventi. Abbiamo cercato di farla noi, abbiamo cercato di supplire noi a questa carenza, cercheremo di rifarlo ancora una volta, però bisogna che si determini una condizione in cui il Paese decida come proseguire su questa cosa, che decida se imparare da quello che è successo fino ad oggi, e che decida quindi di avviare un percorso di miglioramento del sistema che è stato pensato, finalizzato agli obiettivi che ci siamo detti fino adesso, insomma, che non possono essere solamente quelli di tipo economico, ma che devono essere anche quelli di tipo ambientale. Per cui noi nuovamente ci riproponiamo come soggetto che può dare un contributo tecnico al miglioramento di quello, e anche politico, come ripeto, perché è politica, è una questione di policy decidere se appunto se si incentiva la riqualificazione del singolo edificio oppure se si decide di privilegiare quella dell'insieme, dell'aggregato, dei centri storici, dei borghi rurali e montani, piuttosto quelli delle periferie.
su questo, ripeto, ci proponiamo, continueremo a lavorarci, magari Legambiente ci darà una mano, come ha sempre fatto, è stata sempre comunque al nostro fianco, e anche altri soggetti. In Audi ci sta anche il CNR, ci sta anche Enea, ci stanno anche tutti quanti. Secondo me è possibile che operando tutti quanti insieme si riesca a trovare una quadra migliore di quella dell'esperienza che abbiamo fatto fino ad oggi. Io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto Laura e Edoardo per la loro disponibilità e per la loro partecipazione, e spero che ci diano nuovamente la loro disponibilità per i nostri incontri ciclici su questi e su altri argomenti che riguardano la rigenerazione urbana e la trasformazione delle città.